Giunta Marsilio sempre più ferma e confusa. I contagi crescono e intanto c'è un problema di dati. Dati che non sono così solidi, c'è tanta confusione e che tra l'altro evidenziano quanto manchi il tracciamento e la sorveglianza sanitaria sul territorio. Abbiamo migliaia di persone in isolamento fiduciario e noi non riusciamo a comprendere quali sono le attività degli USCA, quali quelle del Dipartimento della Prevenzione e soprattutto se queste attività sono state rafforzate con le risorse trasferite dallo Stato e con le risorse messe in campo per il personale per quanto riguarda appunto la sorveglianza nel territorio. L'altro tema riguarda il piano per le vaccinazioni Covid. Abbiamo più volte chiesto, anche durante l'ultima sessione di bilancio, di avere puntualmente un piano nel quale fossero presenti il numero dei centri vaccinali, il numero degli operatori. Non abbiamo avuto nulla di tutto questo. Noi abbiamo 100.000 persone oltre 80enni, 300.000 persone tra 60 e 79 anni, il 70% della popolazione da vaccinare per due volte, cioè con il richiamo per il 30 giugno. Significa 1 milione di persone per due volte. In tutto questo non sappiamo cosa dire alle persone che continuamente ci chiedono ho prenotato, quando posso andare o addirittura quando posso prenotare e dove. Abbiamo il dovere invece di dare una risposta. Questo governo regionale è così fermo su questa gigantesca sfida che è il piano della vaccinazione Covid, ha il dovere di dirci quanti sono i centri vaccinali, quanti gli operatori assunti e impiegati per quanto riguarda questo straordinario piano, grazie alle risorse che sono state messe in campo dal governo, e ha il dovere di dire alle persone con gli strumenti utili, SMS, WhatsApp, mail, dove, quando, come e a che ora vaccinare le persone per arrivare all'obiettivo che nel Paese ci siamo fissati entro il 30 di giugno del 2021.